Ora su Sole FM le notizie di oggi. Attualità. Fonte, l'indipendente.online. Il Consiglio d'Europa ha bocciato il Green Pass. In un rapporto approvato a larga maggioranza, il Consiglio d'Europa, ente europeo che si occupa dei diritti umani, ha bocciato l'utilizzo delle certificazioni per punire i non vaccinati. I parlamentari hanno votato per un emendamento in cui si specifica che i certificati di vaccinazione devono essere usati solo per monitorare l'efficacia dei vaccini e i loro potenziali effetti negativi. Gli stati vengono esortati a informare i cittadini che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole e a garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato. La risoluzione non è vincolante, ma è una forte raccomandazione agli stati membri. La notizia è sul Fatto Quotidiano. Ambiente, fonte l'indipendente.online. Caccia alle balene. L'Islanda la vieterà dal 2024. Nel 2024 in Islanda non verranno più concesse licenze per la caccia alle balene. La domanda sta diminuendo, ci sono ormai pochi vantaggi economici, ha spiegato la ministra della pesca. Se confermato, riporta LifeGate, Norvegia e Giappone rimarranno gli unici due paesi a praticare la caccia a questi cetacei. Fuerteventura, fonte fuerteventura.news. Puerto del Rosario. In un comunicato, il Consiglio Comunale di Puerto del Rosario richiama l'attenzione del pubblico sulla presenza e la concentrazione della caravella portoghese, una medusa estremamente velenosa, in alcune spiagge di Puerto del Rosario come Puerto Layas e Playa Blanca. Emerlan, l'azienda incaricata del servizio di salvataggio, ha informato il Dipartimento delle Spiagge della comparsa di questo esemplare nel comune, trascinati dalle correnti marine e dai forti venti di questi giorni, al fine di prendere misure adeguate e alzare la bandiera rossa per evitare di fare il bagno in queste spiagge. Olimpiadi, fonte SkyTG24. Secondo oro ai giochi di Pechino per l'Italia, stavolta nel curling misto. Stefania Costantini e Amos Mosiner hanno sconfitto nella finale per 8-5 la Norvegia. Federico Pellegrino conquista invece l'argento nella finale dello Sprintiel di fondo. Davanti a lui il norvegese Klaibo, campione olimpico in carica. Pichnaller fuori dal podio dello snowboard. Male sci alpino e biathlon. Tecnologia e novità, fonte The Update by 4Books. Rumble offre 100 milioni di dollari a Joe Rogan per lasciare Spotify. Il CEO di Rumble ha scritto una lettera aperta pubblicata su Twitter, indirizzata al popolare podcaster. Dice che è pronto a offrire 100 milioni di motivi per rendere il mondo un posto migliore, portando nel giro di 4 anni tutti gli spettacoli di Joe Rogan su Rumble, vecchi e nuovi, senza censura. Ed ora passiamo al meteo di Fuerteventura by Thomas Globig. Oggi le nuvole si sposteranno sull'isola. Con un forte vento da sud-est che si attenua nel pomeriggio sarà di nuovo caldo con 22-27 gradi. Giovedì e venerdì ancora nuvole, ma l'aria rimarrà calda, ma ancora nebbiosa a causa della calima. Nel fine settimana sarà probabilmente più soleggiato e l'aria più limpida. Queste erano le notizie di oggi su Radio Sole FM. Per altre news andate su www.fuerteventura.news.